Con Raccontaminazione siamo finalmente arrivati al mare. Come promesso siamo a Marinella di Sarzana, dove con i ragazzi disabili del progetto Diversitability Parma e Annic abbiamo iniziato il percorso con un piccolo tuffo al mare inclusivo. Quindi grazie alla spiaggia attrezzata che si trova qui a Marinella di Sarzana, allora abbiamo deciso di ripartire da questa stazione balneare attrezzata per i disabili e con te, perché così ci fai da madrina per questa nuova Raccontaminazione. Questa bella realtà di spiaggia disponibile, e ogni anno aggiustiamo un pochino il tiro rispetto a quello che il tempo ci concede. C'è tanto da fare qui, e avere una rete, essere insieme ci rende più forti. Quindi abbiamo lezioni di karate anche alla spiaggia attrezzata. Abbiamo lezioni di karate alla spiaggia attrezzata qui di Marinella. All'interno degli uffici comunali del comune di Massa sono con l'assessore allo sport e l'assessore alle politiche sociali. Sulla spiaggia di Marina di Massa, guarda chi si incontra, Selenia, ciao! Ciao! Allora, noi sappiamo che tu sei una scrittrice. Libri di che genere? Libri d'amore, però non solo d'amore. Credo che ci siano tante cose dentro, i sentimenti. Mi piace parlare di sentimenti. Mare di Marina di Pietrasanta e troviamo il Nimbus Surfing Club. Surf, windsurf, barca a vela, stand up paddle, discipline del salvamento, vela in purezza, e in questa scuola la più grande che c'è in Italia. Bimbi che arrivano sia da Hong Kong fino agli Stati Uniti che a cavallo dell'Europa e del posto provano a fare un po' di tutto. Chiacchierava con l'assessore Larini, guarda chi arriva, onorati di avere con noi il sindaco della città di Camaiore. Sindaco, la città è meravigliosa, magnifica, un bijou. Che cosa significa per voi ospitare dei pazzi di Parma che arrivano cercando di parlare di sport, turismo, disabilità e cultura? Beh, per noi è un piacere, perché la nostra città è una città fatta su misura per sport, cultura e disabilità. Contaminazione, siamo arrivati nella zona Pietrasanta e guarda che si ritrova Giuseppe Genovani. Ma allora, qua sei in una veste diversa da quella che ti conosciamo di solito. Quindi un lavoro alternativo temporaneo, ma la tua accademia noi vogliamo conoscere di più, perché siamo abituati a vederti in una veste un po' strong, sì. Vero? Per te che cos'è l'arte e la creatività? L'arte è chiaramente è un modo di esprimersi toccando corde della gente che magari nessuno tocca. E la creatività è una fantasia che ti permette di
di dare libero accesso a un mondo interiore tuo che magari neanche tu pensavi di avere, ecco. Finalmente arrivati in quel di Lucca. Innanzitutto, cosa significa per voi accogliere dei pellegrini un po' particolari? Ma significa dargli tutti i servizi di cui hanno bisogno e fargli conoscere, oltre che le bellezze della città, anche tutto ciò che si può fare qui, unire le bellezze architettoniche della città che sono indubbie a quella che è la fruibilità. Al punto informazioni turistiche di Piazzale Verdi c'è questa isolette che il comune ha acquistato per mettere a disposizione gratuitamente delle persone disabili che possono percorrere in totale sicurezza i percorsi. Laura, guarda chi si ritrova! Vecchio amico! Da Raccontaminazione è tutto. Ringraziamo tutti i nostri compagni di viaggio incontrati che ci hanno raccontato le loro storie e un grazie al giornalista della Nazione di Massa per questo bellissimo articolo pubblicato su di noi e promettiamo, è solo l'inizio. A presto e un saluto a tutti. Ciao!